Buonasera, ben sintonizzati, siamo in diretta da Matera, dove quest'oggi si celebra il 2 luglio, festa in onore di Maria Santissima della Bruna. Quindi una lunga diretta qui da Matera, da Eustachio Follia, che condurrò questa trasmissione in compagnia di due ospiti, due esperti delle tradizioni materane, che sono Michele De Ruggeri, al quale do il benvenuto, e Giovanni Di Caro, qui da Piazza San Francesco, ripeto, a Matera, per raccontare la festa della Bruna attraverso le immagini in diretta, ma anche attraverso il racconto della tradizione. Andremo ad esplorare questa antichissima festa che è giunta quest'anno all'edizione numero 618. È in piazza con noi, in Piazza Vittorio Veneto, in Via del Corso, ma anche a seguire tutto il percorso del carro trionfale che animerà, insomma, questa particolare serata. Ci sarà con noi anche Grazia Tantalo, che farà delle interviste in diretta e quindi ci farà vivere questa serata, ci farà vivere appieno questa festa. Le immagini di Video 1 trasmesse sul satellite da Openet le potete vedere anche in internet attraverso i siti www.video1.it e anche attraverso il sito www.ilmiotg.it. E naturalmente salutiamo anche gli spettatori che ci seguono dai mega schermi che sono installati nelle piazze di Matera, in Piazza Vittorio Veneto e in Piazza San Francesco, oltre a coloro che ci vedono da praticamente ogni parte del mondo attraverso administra.it e attraverso Family Life. A tutti voi ancora un cordiale saluto, e sappiamo che questa sera sono tantissimi coloro che ci stanno seguendo, non sono soltanto i materani e lucani in particolar modo, che conoscono questa antichissima tradizione, ma anche crediamo, insomma, tante persone che ne hanno sentito parlare e che questa sera avranno l'opportunità di conoscere meglio appunto questa festa. Festa che, dicevamo, si svolge qui a Matera, una città antichissima, una città ricca di storia. E per, insomma, per parlare del contesto in cui si svolge questa festa, io rivolgo subito la parola a Michele De Ruggeri, insomma, che ci racconta in quale contesto si inserisce la festa in onore di Maria Santissima della Bruna. Ma io direi subito che una città così particolare come Matera non poteva che avere una festa patronale molto particolare. Infatti questa festa non è una delle tante feste costruite a tavolino, quando il consumismo ha invaso un po' tutte le nostre contrade e ha portato a una costruzione di feste in maniera un po' cinematografica. Questa festa invece ha le sue radici in una tradizione importante, una tradizione che comincia agli albori del secondo millennio, legata alla tradizione rupestre delle chiese affrescate prima dai monaci di rito greco-bizantino e poi da quelli longobardi latini, per poi arrivare alla presenza delle chiese con ancora le icone delle Madonne, e tra queste la Madonna della Bruna. Se ci sarà tempo vedremo anche un filmato che illustrerà meglio, insomma, questa tradizione, questa storia antichissima. Cercheremo di vederlo nel corso di questa nostra diretta. Intanto vediamo alle nostre spalle, state vedendo i cavalieri della Madonna della Bruna. Di Caro, Giovanni Di Caro, vogliamo spiegare cosa ci fanno e chi sono questi cavalieri che adesso vediamo qui in piazza, che cominciano a sfilare? Buonasera intanto, buonasera a tutti gli spettatori, grazie alla regia per averci dato l'opportunità di parlare di questa festa, la festa del 2 luglio. Questa festa è una concerie di insieme di fede popolare, una insieme di storia certificata e un insieme di leggenda. Partendo ovviamente dalla domanda che lei mi ha posto, devo dire che i Cavalieri della Madonna della Bruna nascono in una maniera un pochettino strana,
ma che nel corso del tempo si sono consolidati come